Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Xeltros. Eccoci qua con Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Riprenderei da dove ci eravamo fermati dopo aver attraversato i sotterranei. Siamo risbucati in superficie. Qui avevamo letto un messaggio di una certa Ada, una vecchia conoscenza di Leon, a quanto pare, che ci avvertiva sul fatto che le plaga si potrebbero schiudere nel nostro organismo a breve. In particolare nel caso di Ashley il tempo stringe, quindi dobbiamo far presto a trovarla. Ci avverte anche dell'esistenza di alcuni farmaci che potrebbero rallentare questa crescita del parassita, farmaci che a noi il nostro vecchio amico Luis Sira ci ha donato prima della sua dipartita. Ok, dopo aver letto ciò, abbiamo fatto un po' di potenziamenti qui dal nostro amico, abbiamo potenziato un po' tutto, ad eccezione del fucile semiautomatico che l'abbiamo lasciato così com'è, fa più che bene. Abbiamo potenziato la Broken Butterfly che è quasi al massimo. Adesso ha una potenza di fuoco pari a 24. Questa la potenzieremo al massimo se possiamo. Il nostro nuovo amico percussore l'abbiamo potenziato ulteriormente. La nostra Broken Butterfly. Ok, direi di proseguire. Qui era partita una cutscene. Comunque ragazzi, nemmeno a farlo apposta, qualche giorno fa c'è stato uno State of Play, no? Di PlayStation, non so se l'avete seguito, e hanno appunto annunciato che ci sarà un remake nel 2023, marzo 2023, appunto di Resident Evil 4, cioè faranno proprio un remake, poi vai a capire tu se sarà nel 2023, molto probabile lo rimandino, perché ultimamente è un po' questo il modus operandi di Sony, no? Per cui vabbè, comunque l'hanno annunciato, quindi però non penso di portarlo sul canale perché anche se è un remake, però alla fine io penso che è più che sufficiente questo, aver giocato questo. Non so se giocherò il remake. Comunque, proseguiamo. Qui era partita una cutscene, no? Che appunto in cui Leon guardava questa torre, immagino si debba andare lì. Cambiamo arma. Direi di equipaggiare la nostra Blacktail. Qui è una zona molto ampia, poi non si può mai dire. Qui c'è qualcuno già con le torce in mano. Ok. Perfetto, questo esce proprio così, di sorpresa. Ottimo. Pesitas, qui non c'è niente. Va bene. Altri pesitas. Qui. Ok, spinello. C'è un po'. Ok, un po' di subbuglio vario qui. Sembra siano delle rovine del castello, a quanto pare, non ne sarei sicuro comunque. Questi non si aprono. Ok, sembra di non aver tralasciato nulla. Qui c'è una scala, attenzione. C'è una scala, qui c'è un sacco di gente. Abbiamo una granata noi? No, sì, l'abbiamo. Prendetevi sta granata. Ok. No, no. Non ci provare. Potentissimo adesso il soppressore che abbiamo potenziato. Schiva Leon, grandissimo. No, non ci provare, grandissimo. Bravissimo. Ma qui c'era una scala però. Immagino salendo da qui si poteva fare l'uccisione un po' più sicura.
sicura, ma noi con quelle granate incendiarie non temiamo nessuno, eh. Va bene. Un po' di munizioni, ottimo, ottimo fucile, ottimo percussore. Bene, quelle della mitraglietta ci servivano. Magari anche un altro po', eh. Un sacco di drop. Va bene, immagino si vada qui. Però noi prima andiamo qui dietro. Infatti c'è qualcosa. Ok. Qui c'è un'altra scala. Attenzione qui, eh. Ma qui in questo pozzo? Ah, c'è qualcosa. Lacrima viola. C'è una scala, saliamo. Ok, un barile. Perfetto. Scendiamo qui. Riscendiamo. C'era altro qui? Nulla. Questi mobiletti a volte si interagisce, a volte no, non si capisce bene. Va bene, apriamo questo barile. Granata accecante. Ok. Qui c'è un altro pozzo. Ma non c'è nulla. Allora qui. Ah, qui si va? Ok. Lì c'è una manovella. Qui c'è qualcosa che. Il rilievo rispetto al terreno. Non saprei. Qui c'è un serpente. Vedete? Scommetti. Ah no, strano. Strano. Munizioni, mitraglietta. Allora, mettiamola subito, equipaggiamola subito, visto che. Qui, allora, che succede? Non sembra succedere un granché. Ah. Si apre un buco nel terreno e c'è una scala. Va bene. Ma quindi quella porta che si faceva? Prima di buttarci lì sotto, andrei a vedere un attimo. Questa situazione qui, no? È chiusa. C'è scritto offri il sacrificio al leone. Va bene, allora dobbiamo scendere da quest'altra parte. Sacrificio al leone. Chissà cosa intenda. Scendiamo qui. Qui si torna nelle catacombe. Qualcosa qui? Più avanti riposano le offerte al leone. Attenzione. Va bene. Proseguiamo quindi. Questi. Serpente? No. Ok. Ok. Qui c'è un po' di gente. Al leone. Lì c'è una trappola. Non ci sono molte trappole in questa zona. Ma noi da qui con la nostra mitraglietta. Ok. C'è qualcuno con la motosega, eh? Non vorrei che questi escono da dietro come gli stronzi, no? Qualcuno ha acceso qualcosa qui sotto. Ah, il verme? E questi hanno le plagas qui. Oh, attenzione. Io lo direi proprio di cecchinarlo da qui, visto che lo usiamo pochissimo, il fucile semiautomatico. Perfetto. Dov'è il tizio con la motosega? Qui sotto? Qui è pieno di trappole. Vabbè, ma loro sono immuni alle trappole, solo noi, quindi. Trappole loro, se ci passano loro non succede niente. Ok, vieni qua. Lì sopra. Questi ci stanno aspettando perché. Sì, appena vai là parte la situazione.
e rimani fregato, ma noi... Ok, queste magari... Le disinnestiamo, no? No, ma brutto stronzo. Però Leon pure tu, Leon, un po' più professionista, professionale. Ok, le plaga. Ma va, brutti stronzi. Questo gli diamo fuoco. No, 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 vedi che succede poi? E tu scendi e loro ti fregano. Allora noi ci mettiamo qui. Vuoi morire? Grazie. Vabbè, qui direi che a Blacktail va più che bene. Curiamoci un po'. Altre di queste trappole. Vabbè, qui si va ancora più sotto. Ma noi prima andiamo qui. Queste magari cerchiamo di disinnescarle tutte. Che poi immagino arrivi il tizio in motosega e noi se vediamo le brutte dobbiamo scappare. Quindi è meglio disinnescarle, perché questi ti one shottano, poi ti levano la testa dal collo con un singolo colpo. Per cui bene. Ok, qui bene. Altre trappole. Ok. Ma è qui sopra questo? Ah, eccolo lì. Beh, se sei lì, noi possiamo anche approcciarlo da qui. Ok. Ti rialzi? No, no, non buttiamo colpi, eh. Vabbè, quello rimane là e fa così. Quindi esploriamoci questa zona qui prima. Ok. Qui c'è una porta. Dove siete? Qui c'è qualcosa, eh. Erba rossa? Noi cerchiamo la gialla però. Se non scendi e rimani lì, le prendi solamente. Questi da soli non fanno niente, ma da soli, così in quelle situazioni. A meno che non ti sbuchino all'improvviso in faccia, ma... Qui si va? Ok, questo non muore. Morirai adesso? Morirà? Che dite? Dico di no, eh. E infatti... Va bene. Se veniamo qui... È chiusa. Ci deve essere una chiave da qualche parte. Va bene. Si è rialzato. Questo tizio... Non buttare colpi, Leon. No, finalmente. Ok, era abbastanza resistente comunque. Abbiniamone una allora intanto, poi. Nel frattempo che troviamo un'erba gialla. Abbiamo potenziato quasi al massimo comunque la nostra energia, quindi... Non stiamo messi male. Vabbè, saliamo un attimo qui. Lì c'è qualcosa, immagino sia la chiave. 10.000 pesitas. Chiave per la miniera. Ok. Leggiamo un attimo. Chiave per la miniera, chiave per aprire la porta delle rovine sotterranee. Ci si deve ritornare quindi. Questi salgono. Noi li facciamo riscendere. Un po' così. Bene. Occhio, questi le plaga. C'è anche la signora, attenzione. Quanti siete?
Leon, però se li colpisci, ricarica rapida. Bravissimo. Venga qui, signora, perché facciamo sali e scendi, siamo qui fino a domani. Ok, no. Allora qui prendiamo il nostro amico. Ci risolve un po' i problemi. Problemi del mondo. Ok. Perfetto. Cogliamo tutto. Ok. Che ci fanno? Eccola qui, l'erba gialla. Perfetto. Abbiniamo subito. Ottimo. Qui si riscende, immagino. Si scenda qui. Guardate qui, signore, ce n'era un altro di questi, eh. Ma potresti anche rimanere per terra. Che dici? Proprio così, a corto raggio, morto. Perfetto. Professore, corte distanze è potentissimo. Questa si sfondava, eh. Questa si sfonda la porta qui. Vabbè, apriamo. Rompiamo un po' di barili. Ok. Serpente. Facciamo un attimo. Ottima. Bomba a mano. Va bene, quindi la chiave. Allora, ho lì. Però qui si andava anche sotto. Vabbè, andiamo un attimo qui prima, visto che ci siamo. Secondo me qui si prosegue, quindi. Siccome non vorrei lasciare nulla al caso qui, andiamo un attimo qui sotto. Tanto qui abbiamo disinnescato tutto. Vediamo cosa c'è. Una zona un po' non saprei, eh. Si fa qualcosa, qui si apre una sorta di bara, se così vogliamo dire. C'è qualcosa, eh. C'è una sorta di scettro. Bastone reale. Attenzione. Ma è qualcosa di valore? Scettro con un'elegante decorazione dovrebbe avere un certo valore. E immagino. Bene, bene. Quindi abbiamo fatto bene a venire qui. Ok, c'è altro? Non sembra. Va bene, quindi torniamo. In quella porta noi dobbiamo fare l'offerta al leone, a quanto sembra. Qui il leone reclama la sua offerta, altrimenti non si può proseguire di sopra, per cui noi abbiamo trovato la chiave, andiamo qui. Bene, usiamola. Va bene, qui si apre la porta, nei sotterranei si prosegue. Proseguiamo quindi. Serpente? Ok, qui ci danno le munizioni per il fucile, immagino sia una zona molto, diciamo, da approcciare dalla distanza. Qui la vedo male, eh. Lì ci sono quei soliti, è meglio colpirli adesso. Ma adesso non si colpiscono però, ovviamente, no, perché tu ci devi andare sotto, parte la scena. Se no che stiamo a fare qua? Ecco. Ecco, altrimenti. Con questi stronzi che ti saltano in faccia adesso, no? Capito? Capito che succede? Ci sono gli stronzi che ti saltano in faccia. Se no. Che gusto c'è? Magari un po' rapido, Leon, eh. Se ti sbrighi, guarda, guarda. Vabbè, veramente. Non so che dire, vabbè.
Almeno ci hanno droppato un po' di munizioni per la mitraglietta. Qui c'è un'altra bara, eh. Guardate qui. Ok. C'è altro? No. Va bene. No, qui ci sono munizioni. Pistola, ottimo. Ok, qualcos'altro? Non sembra. Queste zone un po' così. Meglio attrezzarci un attimo. Anzi, curiamoci un po' anche, visto che. Boh, non direi, cioè, di usare. Aspetterei un altro po' a curarmi, onestamente, e userei questo poi, perché qui abbiamo un'erba rossa e un'erba verde. Se ne troviamo un'altra gialla, sarebbe male, magari anche dentro questi barili. Parte qualche cutscene qui? Non sembra, va bene. Apriamo quindi. Ok. Ok, sembra tutto tranquillo. Barili. Erba gialla. A quanto pare no. Questa. Erba verde. Allora, siccome ne abbiamo due, una ce la prendiamo. Immagino si debba salire. Questo carrello qui, c'era un carrello? Pure ho visto male, no. Ah, proprio così? Ma lì c'è qualcosa però. Attenzione. Non si può andare? Eh no, eh no. Perché da lì non si va. Vorrei che. Aspetta, aspettate. Eh no, qui non si può andare. Allora. Cioè, qui non possiamo andare noi, ok. Andiamo qui allora. Torniamo un attimo qui. Forse ci siamo persi qualcosa. Oh, non mi sembra, eh. Dobbiamo sparare a quella leva? È probabile. È molto probabile. Allora, proviamo. Infatti, ma qui c'è la sezione con il carrello. Questi saltano. Ah, ma saltano sul carrello? Così? Perfetto. Ma quanti siete? Ma direi di gestire con la Blacktail questi, eh. Uno dietro. Girata tattica. Leon, però li devi beccare, eh. Se no. È morto questo? Non buttare colpe, Leon. Cioè, ma è morto questo? E dai, no. Che cazzo. Cioè, veramente, eh. Questo carrello si sposta e ti toglie la precisione alle armi. Beh, finito? Quanto pare no. Cioè, ma io. Noi là potevamo andare. Boh, vai a capire tu. Mamma mia, che. Abbiamo preso proprio in faccia, signori. Veramente stronzi, eh. Che ha fatto questo? Eh no, eh. Lì c'è un tizio con la motosega anche, certo. Ma guarda.
avete rotto il cazzo già, eh? Tu con la motosega rimani lì. No, non ci siamo. Maledetti stronzi. Allora, curiamoci. Aumentiamo anche un po' la salute. State rompendo i coglioni. Ma guarda questi. Guarda questi con le placas da per terra, signori. Guardateli. Stiamo sottovalutando un po' troppo la situazione, eh? Ma queste le devi uccidere, altrimenti... Carica subito, Leon. Vaffa... Lo sapevo. Oh, stavo un attimo che stavo sparando, eh. Stavo sparando, cazzo. Cioè, ci ha fregato per un... Andate a fanculo adesso, no? Investi tutto. Attiva la leva. Ma qui si poteva scendere? Forse abbiamo fatto una cazzata, eh. Magari lì c'era qualcosa di utile che potevamo prendere. Pazienza. Ma qui? Va bene. Investiamo tutti. Giochiamo un po' d'anticipo. Qui c'è un altro di questi. Rompiamolo, si rompono. Dove sei? Tutto stronzo. Plagas? Non sembra. Va bene. Finito? Carichiamo un attimo. Ma siamo arrivati? Rompiamo questi assi di legno perché veramente... Così, grandissimo. Va bene. Ok, qui si accelera. Chiaramente. Allora... Ci andiamo a schiantare? Dove cazzo stiamo andando? Lo sapevo, no? Grandissimo Leon, arrampicati. Cazzo, lo sto premendo il pulsante. Grandissimo. Si doveva premere proprio rapidamente. Altrimenti fai una brutta fine lì, eh? Bene. Finalmente. Ok, quindi si prosegue qui. Ricarichiamo un po' le armi. Munizioni della mitraglietta scarseggiano. Va bene, proseguiamo. Lì c'è qualcosa che sia l'omaggio da offrire al leone. Forse, vedremo, vediamo. Pietra sacrificale. Mi si è aperto qualcosa. Vediamo subito. È una chiave. Oggetto in pietra con incisione di un animale sacrificale. Dov'è l'animale sacrificale? Ok, quello è un uomo, va bene. Comunque, proseguiamo. Qui c'è una scala, ok, si ritorna su. E dove siamo sbucati qui? Prima non c'era questa... Cioè, se siamo nella stessa zona di prima... Sì, ma non l'abbiamo vista? Ok, strano comunque. Ma io, prima di proseguire lì, vediamo un attimo la mappa.
Ma qui si salva poi, eh? No. Vabbè, proseguiamo, proseguiamo. Ok, offriamo il sacrificio. Perfetto, qui c'è un ascensore. Saliamo. Vediamo dove ci portano. Fine capitolo. Bene. E noi salviamo. Allora. Va bene, qui si sale. Ok, qui c'è qualcosa? Altra macchina da scrivere, ma qui c'è il mercante, immagino, no? Invece no. Il mercante è più avanti. Abbiamo salvato adesso. Va bene. Qui c'è una scala, qui ci sono dei vasi. Siamo ritornati all'interno del castello, quanto pare. C'è la torre qui. Veramente gigantesco questo castello, comunque. Ok, qui c'è una sorta di Salazar gigantesco. Immagino ci dobbiamo fare i conti. Vediamo, saliamo qui allora prima un attimo. Magari si trovano munizioni a go-go. Ma non ci possiamo, no, ci possiamo andare lì. C'è un interruttore. Questi non si interagisce, no? No. Vabbè, saltiamo oltre. No, dove sei andato, Leon? Oltre volevo andare lì sopra, Leon, professionista con i salti, eh. Andiamo qui, allora. Quella. Lì si deve proprio entrare. Vabbè, ma quindi che si deve andare lì? Parte una cutscene. Ma lì si va però, eh. Chi deve partire la cutscene? Perché adesso deve, cioè deve fare tutta la questione. Vabbè. Ecco qui, testa di ottone. Che fa? Ok, che fanno questi? Noi ritorniamo qui però. Lo crivelliamo un po' di colpi. Ok, che fanno quindi? Non credevo si muovesse però. Invece muove solo le braccia questa statua. Questo? No, ehi. Infatti lo volevo buttare sotto, bravissimo. Ok, quindi. E qui si va poi, no? Ma quanti siete? Io li sento dietro questi. Vabbè, ma questi si possono gestire anche. Va bene, vediamo un attimo. Proviamo ad andare sul palmo della sua mano. Andiamo qui adesso però. Che succede? Abbiamo ah, si aziona quell'altro. Ah, questi saltano. No, no. Andate sotto, così. Questo fa. Sta facendo. Ok.
questo lo spegniamo allora. Andiamo qui. No, ehi. No, così non va bene. Così non va bene. Così va meglio invece, vedete? Ok. Ma potresti anche rimanere per terra. Ah, qui ci sono le leve che azionandole poi fanno riemergere quelle piattaforme, no? Ok, piattaforme, sorta di piattaforme lì, non so se sono galleggianti, ma comunque era questa la questione. Ci sono due teste di ottone, ma qui c'è qualcosa? No. Ma quelli se li colpisco da qua cadono sotto come gli stronzi? Sì, e allora cadete di sotto. Beh, questo lo ammazziamo così, va. Va bene. Ok, salto. Ma lì c'è qualcosa? Ma non ditemi che si può andare anche. Perché no, ma lì ci si va da dietro. Lì c'è un'altra leva comunque. E cadete sotto, bravissimi. Qua nelle chiappette così. Azioniamo quest'altra. Qui mettiamoci con il percussore perché. No, salta, bravo. Ok. Prendiamo queste cose, il giochetto l'abbiamo capito, dai, qui si scende, si attiva un'altra leva, si apre la strada, ma noi qui dietro però abbiamo visto una cosa adesso, dietro la testa di questa statua, no? Qui non c'è niente, qui c'è un'altra leva, che succede qui? Che è successo? Ah, si muovono. Che fanno adesso? Le mani, le braccia. Boh, io sento gente ancora. Va bene, non sembra cambiare granché almeno, da quello che. Ah no, fanno il. Vabbè, sono tutte e due. Ok, si attiva tutto. Facciamo tutti i movimenti delle braccia, va bene, quindi. Leon. Scendi un attimo. Bravissimo. Ok. Sono questi qui sotto, immagino. Ci sarà qualche stronzo qui, vabbè. Dove stanno? Invece no. Saranno dall'altra parte? Del ponte? Ok. Ah, eccoli. Bene. Salve, testa di ottone. Venite, venite. Nostro percussore, ci percuotiamo un po', no? Ok, testa di ottone, un'altra testa di ottone. Ma sì, buttiamoli un po' di colpi, no? Tanto qui ce ne ridroppano altri tre, va bene. Dai, su. Da soli così non fate granché, no? Cioè, ce ne vogliono, boh, una ventina. Così dove andate? Dove vi presentate così? 5.000 pesi, è finito? Vabbè, questo si muove ancora. Noi proseguiamo qui. Aia,
Via Leon, fai lo sprint, Leon. No, morti. Ma vaffanculo, queste cose ci fregano sempre a noi, eh. Ah, dovevamo schivare. Queste sezioni così all'improvviso. Ma meno male che ripartiamo da qui. Ok. Vai, schiva, bravissimo, sprint, schiva, bravissimo, sprint, schiva, bravissimo. Finito? Entra, entra. No, entra. Ma vaffanculo, cazzo. La porta era con il look. Questi sono proprio stronzi quando fanno così, eh. C'era la porta bloccata con il lucchetto, ovviamente, perché devono fare gli stronzi, no? Vabbè, terzo tentativo. Andiamo bene questa volta? Speriamo. Entra. Rapido, eh. Bravissimo. Ecco la torre. Che sta succedendo qui? Un casino. Magari se questo si levasse dai coglioni. Arrampicati. Leon, arrampicati. Non facciamo gli stronzi perché... Grandissimi. Andate a fanculo. Bene. Bene, bene. Ok, proseguiamo qui. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Ma dov'è, Ashley? Word these days. Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Grandissimo Leon. No, che vuoi fare qua? Noi siamo professionisti. Che è successo quindi? Allora, quello se ne è scappato. Intanto erba gialla. Erba gialla, attenzione. Ci potenziamo al massimo. Dobbiamo fare i conti con l'altro verdugo? È probabile. Va bene, quindi qui non si va. Ok, saliamo quindi queste scalinate. Va bene. Succede? Ah, tirano i barili? No. Aspetta, ma che arriva fino a qua? Dove stanno i barili? Ok. Si deve un attimo capire. Questo viene con una falce. Ehi, che stavi facendo? Ecco, vaffanculo. Dove sta lo stronzo che... Eccolo, che attiva i barili. Lui? Sopra? Guardate come... Guardate come attiva. Andate a fanculo. Ce n'è un altro? Finiti? Bene. Switchiamo arma.
Prendiamo la mitraglietta che adesso abbiamo un po' di munizioni. Vabbè, quello l'abbiamo ucciso noi, quindi i barili non arrivano più. Ci sono questi però che noi rompiamo. Ottime mitragliette. Aia, aia, aia. Chi è? Qualcuno tira granate. Attenzione. No, ma facciamo la via tradizionale noi, no? I barili non arrivano, quindi senza salire quelle scale lì. Lì c'erano delle scale, vedete? Immagino, presumo, portino sempre allo stesso punto. Qualcuno ha tirato qualche granata comunque, eh? Aspettate, aspettate. Eccolo chi è. Azioniamo adesso. Azioniamo un attimo. Magari arriva qualche stronzo da sotto. Vabbè, ma quello che c'è. C'è un po' la flemma, amico mio, perché lanci le granate, le dinamiti, là, ma non ce la fai, eh. Leviamo la testa dal collo. Ok. Mettiamoci con la mitraglietta. Dove cazzo stanno questi? Va bene. Ah, eccoli, adesso vengono. Fa questo, ma vai, ma vattene a fanculo, scusa, Ok. Finiti? Ci dovrebbe salire. Ah, salgono da lì. Vabbè, ma noi avevamo attivato i barili però, Attiviamo un'altra volta. Attiviamo all'infinito qua. Ok. Questa di ottone. Puoi anche andare giù. Saliamo un attimo qui, vediamo cosa c'è, Qui. Ah, c'è un'erba verde. Non male. Ce abbiamo due di questi, Quindi se non ci potenziamo al massimo, poco ci manca. Qui non si va più. Ma la scala noi la possiamo un attimo. No. Va bene. Saliamo qui allora. Leon però magari un piccolo saltello non sarebbe, non guasterebbe, non è che uno. Salire? Saliamo. Non sale. Forse è stata superata la portata massima. Questi si devono rompere? Ah, ci spingono questi. Ma allora ditelo, no? Che cazzo? Cioè, io non lo so, Spingi giù, spingi, buttali giù. Con uno si sale? Va bene. Adesso si spinge da dietro, da qui. No, possiamo spingere fuori. Spingilo qui. Ok, vaffanculo. Saliamo. No, la velocità da lumaca e basta con questi dardi, no? Mamma mia, questi veramente, guarda, insopportabili. Mamma mia, se ti prendo, che ti faccio se ti prendo? No, veramente, guarda. Ma mi fai uscire? Non si può uscire da qua. Va bene.
Andate a fanculo. Questo proprio lo... gli tiro con il percussore, perché veramente... andate a fanculo. Ok. Che cazzo vi ridete? No. Vai con il percussore. Special verme. Attenzione alla Plagas. Perfetto. Percussore, signori. Queste situazioni. Finito? Finito? Direi che avreste anche un po'... no, ci provare. Ehi, non ci provate. Switchiamo perché stanno finendo i colpi per il percussore. Eh no, volevi fare, dove si allungano le mani qui, ma... occhio. Perfetto. Siamo arrivati? Ok, cioè, finalmente, ottimo, grazie. Ok, qui si deve rifare il giro. Sì. Va bene. Procediamo per di qua. Munizioni ottime. E saltiamo qui. Qui c'è un altro montacarichi. Comunque, qui c'è un'erba rossa, attenzione. Va bene, quindi qui non si fa niente. Ok. Si sale diretti adesso senza... oh, è finita la musichetta, meno male. Questi stronzi si sono levati dalle scatole. Qui ci deve essere mercante e macchina da scrivere, perfetto. Ma noi in tutto ciò abbiamo accumulato parecchi pesitas. Abbiamo trovato uno scettro lì sotto nelle catacombe. Quindi qui ci sono un sacco di cose. Missioni magnum, un casino di roba qui, signori. Attenzione. Ricarichiamo un attimo le nostre armi. Perfetto. Ciao amico mio. Facciamo un po' di compravendita. Magari hai aggiornato anche qualcosa. Innanzitutto vendiamo. Questa la vendiamo, l'accecante. Poi bastone reale 20.000. E questo lo vendiamo subito. Questi ne abbiamo 6. Le vendiamo tutte. Questi li vendiamo tutti. 120.000 pesitas. E 670 per la precisione. Va bene. Qui non c'è niente. Sto lanciarazzi. Vabbè. Broken Butterfly non si può potenziare, ma si può migliorare la velocità di ricarica o la capienza. Migliorerei la capienza. Aspettiamo un attimo. La Black Tail si può potenziare, attenzione. Quindi 30.000, 45.000. No. Quindi capienza Broken Butterfly. Potenza di fuoco Black Tail.
La capienza della Broken Butterfly. Velocità di ricarica dimezzata in 15.000, non sarebbe male, quasi dimezzata, con 15.000 pesitas. Si potrebbe migliorare ulteriormente la capienza. Un 20.000. Non lo so, What un are your plans? lanciarazzi, onestamente, Strange. lo metterei nella nostra valigetta, giusto così, per sicurezza. Lo mettiamo qui. Thank you. Ok. What are you buying? Ma migliorerei ulteriormente la capienza della Broken Butterfly. Ma aspettate un attimo, però, fatemi vedere una Come cosa. back. Anytime. Ma sì, What are you buying? 15.000. No, 20.000 la capienza. Is that all, stranger? Va bene, Thank you. aumentiamo la capienza, aumentiamo. Capienza della mitraglietta anche no, 100 colpi vanno bene attualmente. Fucile semiautomatico lo usiamo contro i nemici base, tra virgolette, se cu per cui va bene così. Velocità di ricarica della Blacktail. Is that all, strange? Thank you. Questi 10.000. Con questi 10.000. Visto che li abbiamo, no? Questi 10.000. What are you Vediamo se vende uno buying? spray di quelli. Non lo vende. What are you buying? Is that all, Aumentiamo stranger? ulteriormente la capienza della Blacktail, che non fa mai male. Thank you. Ok, quindi direi di salvare e di salutarci qui per oggi. Io vi saluto, alla prossima, Daxeltros. Ciao!